Inizia col piede giusto il campionato della Virtus Cusio, che supera per 4-2 la Dufour Valallo. Al quindicesimo però sono gli ospiti a passare in vantaggio. Punizione di Melelli indirizzata centro aria, la difesa dei padroni di casa non riesce a liberare e Gaio è il più lesto a recuperare palla e a siglare l'1-0. Alla mezz'ora il pareggio dei padroni di casa. Lancio perfetto di Marcolli per Conchedda che è entrato in aria, supera Fusetto e segna l'1-1. Tre minuti dopo la situazione è completamente ribaltata e la Virtus Cusio passa in vantaggio. Azione insistita sul fronte d'attacco, conclusa in rete da Franzetti dopo l'assist di Silva Fernandez. Nella ripresa succede tutto nell'ultimo quarto d'ora. Al 32esimo Andoli entra in aria, Natoli lo atterra e Minniti dal dischetto fa il 2-2. Cinque minuti dopo i padroni di casa tornano di nuovo in vantaggio. Azione insistita dello scatenato Conchedda all'interno dell'area. La Dufour non riesce a liberare e Fornara trova lo spiraglio giusto per riportare in vantaggio i padroni di casa sul 3-2. C'è ancora tempo per un gol che arriva al minuto 92 ed è la Virtus Cusio a chiudere i conti. Assist di Marcolli per Silva Fernandez che sigla con un preciso diagonale il 4-2 finale.